Eccoci qua ragazzi, il flash è finito a Napoli-Pescara, finisce 4-0 per il Napoli. Partita scontata, però il Pescara ha avuto occasioni abbastanza d'oro, devo dire. Il palo di Galano e l'azione di LG, penso che siano così quello del Pescara l'attaccante. E ragazzi, il Napoli vince 4-0 con gol di Zielinski, bel gol, devo dire, bella azione. Poi segnano Ciciletti, Mertens su un grande assist di Petagna che appena entrato fa due assist e un gol. Il quarto gol ha fatto. Scusate se parlo male perché c'ho la lingua un po' mozzicata e ma presto mi passerà. Sto prendendo delle cure mediche per la lingua, no, vabbè. Guarirò molto presto. Parlando della partita, ragazzi, partiamo, diciamo, il primo tempo dove Osimhen al primo minuto ha avuto un'occasione d'oro, ma l'ha sprecata malissimo, anche se era soltanto amichevole, non brillante come al solito. Poi in questo momento c'è stato Zielinski che ha mandato il pallone all'aria, però poi un minuto dopo c'è stato il palo di Galano. È stato uno dei migliori in campo del Pescara insieme a quel difensore del Pescara, il numero 2 del Pescara, che è veramente bravo quel giocatore del Pescara, difensore, che mo non mi, è lì. Come si chiamava? Vabbè, non mi ricordo un nome strano, però comunque è un giocatore da seguire. Se Napoli gli servirebbe un difensore, potrebbe prendere questo qui. Che secondo me. Bravo raga, è veramente molto bravo. Visto giocare, chiuso bene su Osimhen, che è un po' meno brillante rispetto alle altre volte. Abbiamo visto, beh, ci sta questa partita che non segna, dai. Gli serve un po' di riposo, poi con più energia poteva fare molto meglio, molto molto meglio. Però ha giocato anche bene anche lui. Ruperto, insomma tutti quanti hanno giocato benissimo. E raga, molto contento della vittoria, anche se era solo un'amichevole, non è che tanto mi interessava tanto a vincerla. Però era, diciamo, un test per l'inizio del campionato, ecco. E devo anche dire che Petagna è un buon momento per lui. Cioè, è stato un buon momento per lui, non solo il primo gol con la maglia del Napoli, amichevole, ma anche dopo essere stato guarito dal coronavirus. E parlando del coronavirus, il nostro presidente Aurelio De Laurentiis è stato contagiato al Covid-19, che da quel che so è tutto è guarito, da quel che so, ma sta bene in pratica. Vabbè, raga, molto felice. Questa vita soltanto che era un'amichevole e nulla. Abbiamo giocato tutti quanti bene. Adesso fra 2 giorni, domenica, affronteremo lo Sporting Lisbona a Lisbona, in Portogallo, per aumentare un po' la difficoltà di quella che sembrerebbe di quello che sembra un test abbastanza duro, devo dire, perché lo Sporting Lisbona è una buona squadra, essendo molti, è una squadretta di merda, no raga, non è malaccio come squadra lo Sporting Lisbona, un po' per aumentare un po' il livello, poi boh, ci manca soltanto che avremo un'altra amichevole con l'Atletico Madrid, però, insomma, per di, però non sarebbe male come idea. E del Pescara, beh, che devo dire, Oddo, allenatore del Pescara, che da allenatore debuttò, ho sentito il televista di Sky, che il suo debutto da allenatore era contro il Napoli, ricorderete Napoli 2, Pescara 2, gol di Ben Ali e Caprari, e doppietta di Mertens appena entrato, in quella partita giocò Milik, che non giocò abbastanza bene, era il debutto di Milik del 2016, quando arrivò. E vabbè. Poi parlando di Pescara Napoli, vabbè,
il 2-2, questo 2-2, poi al ritorno c'è stato il 3-1 con gol di Tonelli, Hamsik e Mertens e il rigore di Caprari. Se non vado a ricordare male, era Caprari sul rigore, ora Benali, non lo so, non mi ricordo. Mi ricordo molto bene i primi. Vinciamo qui 4-0, gol di, vabbè, come già detto, gol di bellissimo di Zielinski, gol di Ciciretti, il primo gol di Ciciretti con la maglia del Napoli, raga. Insomma, vabbè, quello dove segnò Osimhen, un amichevole tra calciatori del Napoli, vabbè, segnò anche lui, però non era considerato un gol vero. I gol veri, insomma, sono quelli tipo amichevoli, quelli come Serie A, i gol in Serie A, in Europa League, in Champions, eccetera, eccetera. E Ciciretti con grande assist, gran pallone, raga, gran pallone di Petagna che... Raga, Petagna è un giocatore che non so, il Napoli non se ne deve levare né per prestito né per vendita, perché è un giocatore che, porca puttana, forte, no, fortissimo, forte. Sa difendere molto bene il pallone, sa difendere molto bene il pallone, l'avete visto tutti, il gol di Mertens e l'assist che ha fatto Petagna. E poi che altro? È un giocatore anche molto tecnico, molto bravo, 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 bravo. Veramente. Poi Petagna ha fatto anche lui un bel gol. Abbiamo giocato tutti quanti bene. Abbiamo battuto il Pescara di Oddo che nell'ultima partita di Serie B, playout, si è salvata battendo il Pescara sui calci di rigore. L'andata vinse 2-1 il Pescara e il ritorno 2-1 il Perugia, però sono andati sui rigori e ha vinto il Pescara, non mi ricordo quanto, penso per 4-2, 5-2, non mi ricordo. Vabbè, Pescara che comunque da qualche so rimane in Serie A. E niente, raga. Molto felice, parlando del coronavirus, beh, parlando di analisi, che il coronavirus ben presto si riprenderà, tanto sta benissimo. Poi per riparlare anche qua di calciomercato, aspettate che mo se vado a controllare. Scusate. Però nel calciomercato, da quel che so, il Napoli è quasi vicino a Szoboszlai, oddio, non so come si chiama, quello del Salisburgo che il Napoli va trovando. Calciomercato Napoli, aspetta che forse lo dice qua. Ah, il Napoli va trovando Deulofeu, potrebbe essere molto buono. Non voglio nominarlo male, ma Szoboszlai, nome difficilissimo, devo dire. Raga, dicono che qui è ufficiale, arriva, cioè, insomma, qui c'è scritto, Napoli ha deciso, cioè, Szoboszlai ha deciso, qua non so cosa dice, però, boh. Ma è comunque quasi vicino. E comunque il Napoli è interessato anche a Deulofeu, anche a Deulofeu, raga, ricorderete. Ex giocatore del Milan, molto lui tecnico, bravo, veramente. Qui dice che gli piacerebbe venire a Napoli, raga. È un giocatore che piace anche a me, Deulofeu, potrebbe venire, no, però se, ma non credo che, non credo che Boga venga a Napoli, siccome il Sassuolo non ce lo dà per 30 milioni, ma per 40 milioni. È vero tu che è probabile che non venga a Napoli, anche se Napoli sta provando, visto che, dato l'infortunio di Zaniolo,
La Roma si basa tanto a tenerlo, per l'infortunio di Zaniolo, che si è spaccato per altri 2 o 6 mesi, non lo so, però, povero ragazzo, mi dispiace tanto per lui, un giocatore che anche lui mi piace tantissimo. Si spaccò il piede destro e poi si rompe l'altro piede, se non vado a ricordare male, però. Questa cosa che è successa a Milik, che forse se ne andrà, forse se ne andrà, non so se alla Roma, ma comunque se ne andrà. Non solo lui, Llorente, Younes, Unas e così via. Comunque per Deulofeu spero che arriva. Stessa cosa per Szoboszlai, stavolta no, Szoboszlai del Salisburgo, che gioiellino che Napoli va trovando, è molto bravo anche lui. Raga, non voglio dire una cavolata, ma il Napoli è la squadra che tiene possibilità di vincere la Coppa Italia, sono tantissime, raga. Secondo me è più probabile scudetto, mai dire mai. L'Europa League, raga, non so perché, ma mi sento l'Europa League se il Napoli gioca bene da squadra, io spero. Vedremo e speriamo in un campionato buonissimo. Facciamo un gran campionato, ecco. Buono, grande, insomma. Spero almeno di fare belle figure. Beh. Beh, ragazzi, il video può finire qui e ci vediamo al prossimo video, che sarà Sporting Lisbona Napoli. Ciao ragazzi, e sempre Forza Napoli!